Besiktas Napoli, un punto guadagnato o due punti persi? Beh, dal mio punto di vista è un punto guadagnato. Perché? Perché io già dopo Napoli-Benfica avrei firmato per fare due punti sia in casa dei portoghesi che dei turchi. Per quale motivo? Non perché credo che il Napoli sia inferiore a queste due formazioni, semplicemente perché so che sono due trasferte estremamente complicate e difficili. Besiktas non è una squadra tecnica, ma sicuramente dal punto di vista fisico e poi di trasporto dell'arma in più, cioè dei tifosi, avevano qualcosa da dire, e il pareggio alla fine mi sembra un risultato giusto che ci può stare. Il problema è che dopo partite come quelle di ieri si scatenano le critiche e le polemiche a scoppio ritardato contro Sarri, Napoli e tutto l'ambiente azzurro. Se la vittoria contro il Benfica al San Paolo è stata a merito di Sarri, probabilmente la sconfitta contro il Besiktas al San Paolo è merito di Sarri. Mi spiego meglio. Jorginho non è un ragazzo che attualmente sta attraversando un bel periodo, e soprattutto conosciamo tutti quali sono i suoi limiti. Fisicamente è limitato. Perché non lanciare Diawara? Perché Diawara è entrato soltanto nel secondo tempo, sia ieri sera e sia nella gara d'andata contro il Besiktas? Perché ancora maggio? Perché durante il mercato estivo non è stato chiesto un terzino destro di livello? Perché maggio avrà fatto una grandissima carriera, nessuno lo mette in dubbio, ma lo stiamo accompagnando alla pensione. E forse era il caso di intervenire con un po' più di decisione. Infatti, invece, ricordo delle dichiarazioni di Sarri che dicevano che, per dire, maggio andava bene, oppure che Diawara non era pronto. E poi ieri sera, nel post partita, si parla di lo stesso Sarri parla di un Diawara che gioca partite di Champions League con una tranquillità tale che sembrano, insomma, le fa sembrare le partite del giovedì sera che si fanno con gli amici. Allora, Diawara è pronto o non è pronto? Il problema è Sarri, la squadra o che cosa? Beh, secondo me la questione è abbastanza semplice. Sarri non è un allenatore che sta attraversando un momento di tranquillità. L'anno scorso non aveva nulla da perdere e quindi si è potuto esprimere forse al meglio. Adesso ha tutto da perdere: i complimenti, i lavori, i piazzamenti in Champions oppure in campionato, qualsiasi cosa. È davvero sotto pressione, e quindi che cosa fa? Avendo anche poca esperienza in questi, diciamo, ambienti, perché è il debutto in Champions, si affida alle persone che conosce. E quindi, prima di togliere un Jorginho che è in netta e palese difficoltà, aspetta fino a quando poi non è troppo tardi, perché Jorginho contro il Besiktas è stato insufficiente all'andata e al ritorno. Oppure il cambio di modulo: Sarri non cambia modulo non perché non penso sia in grado di cambiare modulo, ma perché non si fida di farlo, perché lui ormai si è rasserenato sul 4-3-3, e Sarri è un allenatore che giocava col 4-3-1-2, soluzione che per assurdo si potrebbe provare anche con questo Napoli, con un Rob trequartista, un Mertens o Insigne adattati a quel ruolo, Gabbiadini mezza punta, che forse è veramente il suo ruolo e non quello di prima punta, ieri c'è stata l'ennesima dimostrazione, e Calleja al primo punto. Ma tornando al discorso delle critiche a scoppio ritardato, ma quanti di voi pensavano che Gabbiadini potesse realmente sostituire Higuain? Ha una media un gol più alto, una media realizzativa, mamma mia, meglio del Pipita. Ma stiamo scherzando? Tutti quanti portavate Gabbiadini come il 9 che avevamo già in casa. Non c'è bisogno di comprare il 9 perché c'è Gabbiadini. Che eri l'ennesima dimostrazione che Gabbiadini non è una prima punta. Gabbiadini non è una prima punta e non bisogna attaccarla adesso. Si doveva iniziare a criticare e a portare avanti questa tesi, cioè che Gabbiadini non è una prima punta, già quest'estate. Non si può criticare Sarri per la sconfitta contro la Juve. Ha tolto Insigne dopo l'assist. Insigne è stato insufficiente per tutta la partita. Magari arriva alla sufficienza grazie all'assist. Ma poi, se un allenatore vede un giocatore che sta sulle gambe, che non rientra, che non dà il giusto aiuto alla squadra in una trasferta, in una partita complicatissima, glielo tolgo. È inutile prendersela poi col fatto di Gonzarri perché ha messo Giaccherini. Perché in panchina chi c'era? Chi poteva mettere? Abbiamo comprato Giaccherini in estate, ma Giaccherini non era forse l'acquisto intelligente? A 1,5 milioni di euro è un affare, e l'abbiamo visto. Ma quanti di voi dicevano che Giaccherini poteva essere
il vice Caleion. Giaccherini è in difficoltà dalla prima amichevole fatta a Di Maro, perché non è un giocatore adatto ai moduli di Sarri, al gioco di Sarri e magari anche al fraseggio dei giocatori di Sarri. Però queste critiche arrivano sempre a scoppio ritardato, arrivano adesso perché mancano i risultati. Però prima, quando si vedeva che mancava proprio, come dire, la conoscenza di quel che stava facendo la società, la squadra, l'allenatore, quel che l'è, e nessuno diceva niente. Gabbiadini era una prima punta, Maggio andava benissimo, Diawara è troppo giovane, Rogue non va bene perché è troppo giovane, Giaccherini è l'acquisto intelligente e Insigne è un campione. Insigne non azzecca una partita da Napoli-Bologna, eh. Ma poi ragazzi, le prestazioni sono state veramente insufficienti tutte quante. E allora, per concludere, è inutile adesso come adesso prendersela con Sarri. Le critiche si devono fare a tempo debito, non adesso. Adesso è facile. Adesso è facile dire che Gabbiadini non è la prima punta. Adesso è facile dire che 5 milioni e mezzo per Insigne sono un po' tantini. Un po' tantini. Adesso è facile dire che Maggio ha bisogno della pensione, che forse invece di fargli 3 anni di contratto era meglio organizzargli una festa a San Paolo e magari dargli un ruolo da dirigente, quello che manca nella società. Critico anche Sarri. Caro Sarri, adesso è facile dire che Diawara gioca bene. Iniziamo a far rifiatare i giocatori che hanno bisogno di rifiatare. Non portiamoli al punto tale che gli errori poi commessi a causa di stanchezza fisica, mentale, scarsa condizione, quello che vi pare, diventino poi pesanti, come sono stati gli errori di Jorginho. Adesso, per passare il turno, il 22, ma adesso non so se il Napoli giocherà il 22 o il 23 novembre, bisognerà tifare Benfica. Nel caso in cui il Napoli dovesse vincere contro la Dinamo Kiev e il Benfica battere in trasferta il Besiktas, il Napoli sarebbe matematicamente qualificato agli ottavi. Il problema è che poi si dovrà decidere chi tra Benfica e Napoli passerà per prima soltanto poi nello scontro diretto in Portogallo, e qui ripeto, la gara è complicatissima, ve lo dico già con non so, un mese di anticipo, sarà una gara complicatissima. Insomma, fatemi sapere un po' cosa ne pensate di quel che ho detto, se anche voi credevate che Gabbiadini fosse una prima punta o che Diawara non fosse ancora pronto. Fatemi sapere un po' cosa ne pensate della situazione del Napoli, se secondo voi sono 2 punti persi o 1 punto guadagnato, e se soprattutto il Napoli alla fine riuscirà a qualificarsi agli ottavi. Un saluto a tutti, ciao!